Innanzitutto le mie più forti congratulazioni perché se sei arrivata già al colloquio di lavoro significa che il tuo curriculum e la tua cover letter hanno lasciato il segno e quindi il selezionatore è interessato al tuo profilo. Vediamo insieme dunque che cosa fare perché i primi 7 secondi in cui incontrerai il selezionatore sono i secondi fondamentali nella quale il selezionatore si farà un'idea di te. Quindi essere vestito in maniera consona e fare le cose giuste per questo primo impatto è fondamentale. Quindi vediamo un po' che cosa fare e come vestirsi. Dunque, la prima cosa fondamentale del colloquio è sorridere, quindi quando arrivate di fronte al selezionatore, ovviamente vi sentirete un attimo impauriti, magari avrete un qualche dubbio, eccetera, eccetera, ed è assolutissimamente normale, quindi vi consiglio, ad esempio, in macchina, durante il tragitto, di ascoltare della musica, di chiamare magari la persona che più vi fa stare bene, vostra mamma, vostra nonna, una vostra amica, in modo da un po' scaricare la tensione, in modo da arrivare già al colloquio tranquilli. Molto probabilmente vi metteranno in una sala d'attesa, quindi la cosa fondamentale nella sala d'attesa è quella di non stare al telefono. Questo perché? Perché denota un poco interesse per l'ambiente che vi circonda, quindi piuttosto prendete in mano una rivista, oppure non so, una brochure dell'azienda, ancora meglio, magari leggete, ripassatevi un po' quello di cui si occupano, quello che stanno facendo, che cosa vendono, in modo da essere totalmente preparati durante il colloquio. Nel momento in cui vi faranno probabilmente entrare in un altro ufficio, oppure vi chiameranno, vi si presenterà di fronte direttamente il selezionatore, è ovviamente sfoggiare il vostro miglior sorriso, un sorriso ovviamente spontaneo, non forzato, e soprattutto stringere la mano in maniera decisa. Questo è fondamentale, ragazzi, la stretta della mano, perché una mano moscia, stretta in maniera, diciamo, poco convinta, denota anche la vostra poca convinzione, magari nel voler accettare il lavoro o nell'essere convinti di quello che, potete apportare all'azienda in quanto magari futuri dipendenti. Un'altra cosa fondamentale del colloquio è ovviamente presentarsi quindi con dei vestiti adeguati. Per noi ragazze la cosa migliore è sicuramente una maglia molto semplice, accollata, con una giacca magari di ambito lavorativo sopra, una gonna che sia comunque diciamo al livello ginocchio o sotto il ginocchio, se volete la gonna, altrimenti un paio di pantaloni eleganti, oppure un paio anche di jeans, magari non strappati ovviamente, e però dei jeans semplici che potrebbero essere magari anche lavorativi, nessun problema. Per quanto riguarda tacchi oppure scarpe basse, è a vostra discrezione. Se siete più comode e vi sentite meglio con le scarpe basse, allora andate di scarpe basse, altrimenti con i tacchi. Suggerisco un tacco grosso se possibile, non un tacco a spillo e non più alto di diciamo 5-6 centimetri. Eviterei un tacco da serata di 10 centimetri perché prima cosa per il rumore che farete mentre camminerete durante tutto l'ufficio, cioè magari dovete spostarvi da un ufficio ad un altro e magari potrete destare l'attenzione e disturbare magari anche altre persone e soprattutto per una vostra comodità nel poi poter essere comode nello spostarvi e non sentirvi in imbarazzo perché dovete appunto fare attenzione a come state camminando e come vi state muovendo. Mi raccomando, e durante il colloquio guardate il recruiter negli occhi tutto il tempo perché date un segno di fiducia in voi stessi e di attenzione soprattutto verso chi vi sta parlando e vi sta esponendo magari la presentazione, vi sta facendo una piccola presentazione dell'azienda oppure vi sta spiegando alcune cose dell'ambito lavorativo in cui potreste essere assunti, per cui mi raccomando guardare sempre il recruiter negli occhi. Ovviamente, come ho già ripetuto in moltissimi altri miei video che troverete poi qui sotto se avete piacere di darci un'occhiata, è quello di essere preparati. Questo è il punto numero uno. Quindi, quando venite invitate ad un colloquio di lavoro, la cosa fondamentale è quello di ricercare il più
più possibile dell'azienda, di avere ovviamente delle domande pertinenti da poter fare al recruiter e quindi di apparire come una persona che si è interessata effettivamente a quello che dovrete fare e di dare delle risposte che siano pertinenti e che c'entrino con il lavoro per la quale siete stati chiamati a fare il colloquio. Quindi questo è fondamentale, mi raccomando. Per oggi è tutto, spero che questo video vi sia stato utile. Se avete qualsiasi domanda, non esitate, potete lasciarmela scritta qui sotto, altrimenti potete scrivermi a info@kiva-international.com e ci vediamo nel prossimo video.